Lo mio giardino è pieno di rosi, nascondo un mulino di beggi cosi, ma c'è niuna che la natura mi regalò più fresca e pura. Ma un cardillo la cerca ogni sera, pici cantare la canzonetta. Ma un cardillo la cerca ogni sera, pici cantare la canzonetta. Cipi, 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 quando tu canti io sa che picchi. Cipi, 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 a si restassi sempre così. Venni no vento, se lo tirao, no mio giardino, no do arrestao. Povera mia, hai che hai affari, manco un uccello, veni a cantare. E lo cardillo non vieni stasera, non mi la canta la canzonetta. E lo cardillo non vieni stasera, non mi la canta la canzonetta. Vostro onore. I miei auguri, signora. Arrivederci. Sei qui, vostro onore. Signora. Arrivederci. Questo è l'atto firmato. Lo tengo io? Sì, se vuoi. Scusate un momento. Assunta! Che cosa fai qui? Niente. Stavo passando per caso e mi è venuto in mente che non avevo mai visto un divorzio. Ah, e allora... Strano caso. Allora ti presento mia moglie. La mia ex moglie, cioè. No, io non voglio conoscere. Perché no? Non ti mangia mica, sai? Perché non voglio, ecco. Tom, scusa. Michael dice se ti va di bere una cosa con noi, sono certa che ti farà piacere. Sai dove avrei tanta voglia di andare? Allo zoo. Cara, posso presentarti Assunta? Fortunata. Tom mi ha parlato tanto di lei. È un po' di tempo che desideravo fare la sua conoscenza. Perché non viene con noi al giardino zoologico? Nei primi tempi Tom ed io ci andavamo spesso. C'è un posto molto carino. A me non mi piace lo zoo. Scusate. Aspetta. Perché non vieni? Guarda che se vengo ci do una coltellata. Ma andiamo, cerca di ragionare. Lei non ti ha fatto niente. Sono io, semmai, che le ho fatto del male. Lo capisci questo? No. Tu non hai mai capito perché io volevo ammazzare Vincenzo. E io non capirò mai come tu puoi andare allo zoo con tua moglie, il suo fidanzato e me. Ha telefonato qualcuno? Sì, ha chiamato uno poco fa. E che cosa ha detto? Che richiama fra poco. Ma vuoi sta ferma con quella bocca? Se ti muovi è inutile. Pronto? È per me? Uffa con questo telefono. Fatemi Assunta. Chiamare a casa. Vengo. No? Ecco la birra. Prendi l'altro caricatore intanto. Pronto, sono io. E io sono Vincenzo. Chi? Sono di passaggio a Londra. E devo assolutamente vederti subito. Dai, sbrigati. Desidero parlarti di cose nostre. Assunta, ho messo su un piccolo commercio di scarpe all'italiana. Io me la passo abbastanza bene. E poi, se permetti, vorrei controllare se sei proprio come appare sui manifesti, di cui possiedo una serie completa. Ah, ecco. Pronti, ragazzi? E questo richiama a dirgli che non ci sono, eh? D'accordo. Forza, Assunta.